La Brindisi Soccer presenta ufficialmente la maglia che i calciatori indosseranno durante le gare del prossimo campionato, probabilmente in categoria promozione, stando a quanto riportato in conferenza stampa, anche se resta in attesa della FIGC. Presentati anche gli allenatori che hanno sposato il progetto calcistico della presidentessa Maria Raffaella Napolitano e soci. Si tratta di Danilo Rufini, ex calciatore della Juve Stabia, che nelle ultime 3 stagioni ha vinto da allenatore un campionato di eccellenza pugliese con il San Severo ed una Coppa Italia di eccellenza con il San Salvo ed ha accettato di scendere di categoria per un incarico pluriennale. Il progetto è quello che naturalmente mi ha colpito, insieme al fatto di poter allenare in una piazza come Brindisi. Da calciatore è stata una piazza nella quale ho vissuto grandissime partite davanti a grandissimi cornici di pubblico, sono sempre rimasto affascinato da Brindisi così come da tutte le piazze importanti. Mi piace il calcio fatto di pressione, fatto di risultati da ottenere e Brindisi penso sia la piazza giusta perché viene anche da un campionato nel quale non ha visto calcio giocato, quindi c'è fame, c'è voglia di vedere calcio e quindi spero di poter far apprezzare quello che finora ho fatto in altri posti da allenatore, spero di poterlo dimostrare anche qui a Brindisi e sicuramente vincere a Brindisi non sarebbe la stessa cosa che vincere in altri posti nei quali ho fatto bene. Una società basata sulla trasparenza e sulla gestione economica oculata anche nelle spese per i calciatori, esperti di categoria, ma non nomi altisonanti. La società ha impostato il progetto seguendo dei parametri precisi che sono fatti di chiarezza, di trasparenza, di linearità e quindi anche di rispetto del budget. Si vuole dimostrare con questo progetto che si può fare calcio fatto bene anche rispettando le regole, soprattutto rispettando le regole, quindi avendo trasparenza sia nei bilanci che nella composizione delle squadre, quindi non ci saranno spese folli, sarà una squadra nella quale l'allenatore, e sono fiero di essere stato scelto, dovrà dare il suo grande contributo per far crescere una squadra di livello, ma che non sia la solita squadra ammazza campionato, sia una squadra costruita bene, fatta di qualche giocatore di esperienza, da tanti giocatori che hanno voglia di mettersi in discussione, gente ambiziosa, gente con passione, gente con entusiasmo, che è poi quello che dovrebbe essere il calciatore, il professionista in generale, ma in particolare in queste categorie dove non sempre la qualità prevale sulla vittoria finale del campionato e quindi ci vuole gente pronta a tutto, pronta ad essere preparata tecnicamente e tatticamente, e questo spetterà a me, ma che abbia anche dentro di sé delle motivazioni e un carattere, una determinazione per poter giocare su certi campi che sicuramente non vedranno vincitore la squadra, come ho detto prima, più forte tecnicamente, ma quella che ci crederà di più. La prospettiva di raggiungere la Lega Pro in 5 anni, un obiettivo ambizioso ma fattibile se i progetti hanno solide basi. Io mi sono messo in gioco per primo, no? Scendendo in questa categoria con tutta l'umiltà che ho e sono cosciente di doverci mettere tanto 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 impegno per riportare questa gente a certi livelli. La stessa umiltà la dovrà avere la gente, la stessa pazienza, perché purtroppo è normale che Brindisi merita piazze che non sono nemmeno quelle di Serie D, ma sicuramente nei professionisti starebbe benissimo una piazza come B. Però visto quello che è successo negli ultimi anni, ripartire, già avere una squadra di calcio nel paese che possa rappresentarla e farlo bene, penso debba essere un punto di partenza. Alla fine l'umiltà e la voglia di fare, oltre naturalmente alla competenza e alla qualità di quello che si va a fare, dovrà fare la differenza. Quindi io sono qui per questo, chi seguirà il mio progetto, parlo dei calciatori e dello staff, dovrà avere queste prerogative, gente disposta a lottare, a sudare, però gente insomma valida e che si mette in discussione non guardando al lato economico, ma guardando a quello che Brindisi in prospettiva può portare a ognuno di noi. Quindi diciamo che questo è un investimento sul nostro futuro, perché chi sposerà la causa adesso poi magari raccoglierà i frutti fra un paio d'anni, quando si troverà magari a giocare in Serie D davanti a 10.000 persone. Quindi penso che è un rischio che valga la pena correre. Per gestire il settore giovanile la società ha ingaggiato Gabriele Boccuzzi, ex tecnico di Taranto Gallipoli, ma anche sulle panchine di Milan e Inter, con delle esperienze all'estero. Un duo tecnico insomma che ha messo d'accordo tutta la dirigenza. Sono assolutissimamente soddisfatta della tifoseria, di tutto il calore dei tifosi. Abbiamo optato per 2 scelte per quanto riguarda gli allenatori, Boccuzzi e Rufini. Abbiamo avuto già dai primi colloqui una certa sinergia e pertanto io sono soddisfatta della scelta degli allenatori.